Oggi prepariamo insieme la cassata classica siciliana. Sul canale trovi già un'altra versione con la pasta di zucchero e il pan di Spagna. Andiamo invece adesso a preparare la pasta frolla. Come? Con le uova, due intere e un tuorlo. Mi raccomando, l'albume che ci è avanzato non lo buttare perché ci servirà dopo. Zucchero. Scorza d'arancia già grattugiata e biologica, mi raccomando, è importante. E qualche goccia di aroma alla mandorla oppure alla vaniglia. Ma siccome si tratta di una ricetta siciliana, secondo me arancia e mandorle sono l'abbinamento perfetto. Mescoliamo farina. Il burro ammorbidito a temperatura ambiente tagliato a tocchetti. In alternativa puoi utilizzare lo strutto che è nella ricetta originale, ma io vado un pochino più leggera, se così si può dire, e quindi aggiungo il burro. La cassata alla fin fine non è altro che una crostata ripiena di ricotta, importante che sia di pecora. Adesso lavoriamo il tutto con le mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. La cassata siciliana qui nella mia regione si mangia tutto l'anno, però viene venduta particolarmente nel periodo natalizio. Se hai le mani secche, impastare la pasta frolla ti sarà di grande giovamento. Volendo puoi lavorarla anche in una planetaria, però a me oggi non andava di andarla a sporcare, quindi vado di olio di gomito. Ottenuta una palla, la andiamo ad avvolgere nella pellicola trasparente e la andiamo a riporre nel frigorifero per almeno mezz'ora. Per la crema invece uniamo ricotta rigorosamente di pecora, zucchero a velo, io lo preferisco allo zucchero normale perché è più impalpabile e delicato, e gocce di cioccolato, o come nel mio caso, scaglie di cioccolato fondente. A proposito di cioccolato, sul canale trovi anche la versione della cassata al cacao, quindi se ti interessa, dagli un'occhiata. Riprendiamo il panetto di pasta frolla, ne ricaviamo 3 quarti. Questa la mettiamo un attimo di lato, mentre questa la andiamo a stendere tra due fogli di carta forno. A questo punto adagiala in una tortiera del diametro di 24 cm rivestita di carta forno sul fondo ed imburrata ed infarinata sui bordi. Compattala per bene anche lungo i lati e spolverizza la superficie con biscotti sbriciolati o rimasugli di pan di Spagna. Questo servirà ad assorbire l'eventuale umidità data dalla ricotta, che va distribuita su tutta la base. Ricopri poi con altri biscotti. Ripiega i lembi di pasta frolla e bagnali con l'albume sbattuto. Fai la stessa cosa con la restante pasta frolla, che sarà il disco di copertura della cassata. Falla aderire bene bene aiutandoti con le mani e bucherella la superficie con i lembi di una forchetta. Dopodiché cuoci nel forno preriscaldato a 180 gradi per 45-50 minuti. La cassata sarà cotta quando risulterà dorata. Per decorarla invece con il classico motivo romboidale, poggia formando una scacchiera delle bavette oppure degli stecchini per spiedini sulla cassata raffreddata e capovolta e spolverizza con abbondante zucchero a velo, se vuoi aromatizzato di cannella. E voilà! La tua cassata è pronta per essere gustata. Il mio consiglio è di aspettare il giorno dopo perché sarà ancora più buona. Sempre che ci arrivi e che resisti alla tentazione di mangiarla.